Quindi rispetto a quello che ci siamo detti la scorsa volta, abbiamo pensato di affrontare una serie di incontri in cui si affronta una singola tipologia, una singola costruzione, e in relazione alle caratteristiche che vengono fuori, viste sempre in ambito di un modello sistemico. Possiamo poi, nell'ultima parte, verificare attraverso alcuni esempi pratici di S-Drive come è importante riuscire a integrare le conoscenze legate appunto a un modello sistemico biocentrico, antropocentrico, dove dell'uomo è vuota. Allo stesso tempo, la serotonina, che è un grosso modulatore, diciamo del nostro sistema neuroendocrino, la serotonina ha una grossa gestione, per esempio, della branca simpaticotonica. Beh, immaginate il sulfurico ha una tipologia che ha da un lato una grossa dotazione di melatonina e dall'altro, infatti, è un soggetto capace di mettersi sulle spalle delle problematiche, affrontare la vita di petto, è un soggetto attivo, è un soggetto forte, è un soggetto empatico, è un soggetto, vi sto parlando del sulfurico in equilibrio, eh. Poi chiaramente c'è tutta la patologia, ma noi dobbiamo partire dall'equilibrio per poter considerare poi anche con i dati che noi possiamo rilevare da un test come l'S-Drive, in che orientamento anche di tipo neuroemotivo, quel tipo di comportamento sta disorientando quel tipo di setting neurovegetativo. Per cui, chiaramente, dopo aver osservato queste ghiandole di cui abbiamo parlato anche la scorsa volta, vedete l'importanza del timo nella gestione della vagotonia iniziale della vita che permette, per esempio, una buona tonificazione del sistema immunitario. I soggetti ipotimici sono soprattutto, per esempio, i fosforici, che infatti in ambito diatesico vedremo successivamente nel prossimo nostro incontro, quando parleremo del fosforico, sono definiti ipostenici da un punto di vista immunitario. Il fosforico tubercolinico, ipostenico con un basso gradiente timico, può soffrire, per esempio, di risposte immunocompetenti anche a virus come quello che stiamo vedendo ora. Quindi avere un buon bilanciamento significa avere anche una certa strutturazione. Considerate che i nostri sistemi di regolazione neurovegetativa sono sottoposti a una loro ritmicità. Noi, per esempio, questo è un momento in cui la nostra ghiandola pineale se ne sta andando un po' in crisi, infatti molta gente sveglia durante le ore notturne, lo vedo perché vedo anche su Facebook messaggi mandati durante le ore notturne, quindi c'è più gente che ha sballato, chiaramente anche per il tipo di trauma che stiamo vivendo tutti insieme, e quindi capisco bene come questo tipo di regolazione, che è fondamentale ed è molto potente, per esempio nel sulfurico. Il sulfurico ha una buona fase ortosimpaticotonica, che vedete inizia alle 3 del pomeriggio e si conclude all'incirca, scusate, inizia la fase simpaticotonica alle 3-4 di notte, si conclude il pomeriggio. Una volta, uno dei grossi mediatori della gestione simpaticotonica è il cortisolo. E beh, considerate che quando io 30 anni fa ero interno in medicina interna, c'era un farmaco, si chiamava Dutimelan 815, che era un cronomodulato, era un cortisone cronomodulato che praticamente veniva increto nel corpo, una volta somministrato, si prendeva una sola volta e veniva assorbito alle 8 e alle 15. Per farvi capire come la sollecitazione neurovegetativa di tipo simpaticotonico segue una sua ritmicità in una fase che si chiama catabolica, che è una fase caratterizzata da una forte ossidoriduzione, che in questa tipologia è molto potente, così come poi una simpaticolisi pomeridiana, favorita soprattutto da un minerale come il magnesio, che è un minerale sedativo, attiva una fase cosiddetta anabolica, che è quella più serale e più notturna, che è importante, e poi queste slide comunque saranno a vostra disposizione e potete leggerle meglio, è importante perché durante la fase catabolica noi consumiamo energia, attiviamo i sistemi ossigenativi, i sistemi mitocondriali, tutto ciò che permette le catene di beta-ossidazione, di fosforilazione, tutto il ciclo di Krebs, quindi attiviamo tutta quella parte di produzione energetica. In questa fase di recupero noi abbiamo la capacità da parte di certi tessuti, in questo caso noi abbiamo da un lato una grossa capacità metabolica connettivale, non così importante come per esempio può essere quella del carbonico, dove nel carbonico la capacità di tipo
connettivale è una capacità molto più ampia rispetto al sulfurico, ma in questa tipologia il connettivo ha una gestione molto più elastica, molto più plastica, cioè capace nella sua gestione, proprio perché c'è una buona fase anabolica, di, diciamo, sfiammare il corpo, e poi è quella la fase, attraverso due fasi che poi vedremo meglio successivamente, una fase detta di sole e una fase di gel, e quindi il connettivo molto dinamico in questa tipologia permette che chiaramente un buon recupero se si mantengono adeguati i cosiddetti sistemi di regolazione profonda, che sono, avete capito, soprattutto in questa tipologia, i sistemi di natura ormonale. Abbiamo quindi queste diverse fasi, una fase catabolica, una fase anabolica, e poi durante la notte, in questa fase anabolica, quello che succede è soprattutto il drenaggio tossinico, che si attiva poi a partire dalle 3, in cui tutte le tossine veicolate, soprattutto sono tossine acide, tanto che le prime urine della mattina voi le troverete iperacide, il corpo si libera di acidi metabolici, e questo permette, attraverso un feedback con i tessuti, soprattutto attraverso l'asse HPA, cioè l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, di attivare una risposta di partenza simpaticotonica, perché i tessuti richiamano il cervello a partire, perché sono pronti per poter disporre nuovamente della fase cosiddetta catabolica, che quindi poi riprende, e quindi chiaramente dà la possibilità a ogni individuo ben bilanciato di funzionare attraverso appunto questa modalità. Questo è proprio, vedete, il flusso, una corrente di flusso del soggetto sulfurico. Il soggetto sulfurico ha una grossa energia di produzione simpaticotonica, in cui esso poi produce molti acidi metabolici, e poi c'ha soprattutto anche una buona fase vagotonica di alcalosi, che recupera quello che è poi l'energia prodotta e distrutta durante la fase simpaticotonica. E se riuscite a garantire queste due fasi, e oggi abbiamo anche tante aziende che riescono a fornire anche dell'integrazione funzionale su queste due fasi, ma tutti gli studi di medicina funzionale, anche quelli che io ho fatto con tanti anni fa, con la GEOS, col professor Pandiani e con la NAMED, anche con tanti grandi studiosi della NAMED, ci dicono quanto è importante, soprattutto nella tipologia sulfurica, il mantenimento di questo flusso, perché se pensiamo per esempio a un ciclo timico come il fosforico, poi questa onda di tipo, questa ampiezza non la vedrete mai nel fosforico. Anzi, il fosforico tenderà a deprimerla quella onda, così come nel carbonico non avete un'abbondanza nella risposta metabolico-energetica, avete soprattutto una costanza, ma non un'abbondanza. Cioè il carbonico, vedremo, è più un diesel, questo è più un turbo. Da un punto di vista, vi ho fatto un cenno sulla fisiologia dello stress, per ricordare appunto come nell'ambito delle quattro fasi, delle fasi dalla fase di allarme all'adattamento e resistenza, all'inizio esaurimento e all'esaurimento avanzato, il sulfurico utilizza molto le prime due, soprattutto è un soggetto molto resiliente e utilizza soprattutto la fase iniziale di allarme, quella di adattamento e resistenza. Vedremo successivamente, quando parleremo di altre tipologie, c'è qualche microfono aperto. Vi dicevo, le domande comunque alla fine, c'è uno spazio alla fine. Dicevo, vedremo per altre tipologie come vengono più utilizzate, soprattutto la terza e la quarta fase. Quindi, ormonoregolazione costituzionale, voi se vedete da questo grafico, le caratteristiche di questo grafico mettono in evidenza un'app, è una down regulation, col più chiaramente un'up regulation di quegli ormoni, col meno praticamente ci troviamo in una down regulation, qua abbiamo quasi tutti più. Abbiamo un buon controllo melatoninico, e quindi questo permette a queste tipologie di mantenere un adeguato controllo sulla bioritmicità. E questo è fondamentale, perché avere un adeguato controllo sulla ritmicità permette a questi soggetti di sopportare meglio il livello di stress. Allo stesso tempo, un buon livello di serotonina garantisce una maggiore impermeabilità, all'introduzione di informazioni legate allo stress ambientale. E quindi chi ha più serotonina meglio sopporta il livello di stress. Lo stesso dicasi per la componente ormonale di tipo metabolico, soprattutto sessuale.
dove questi soggetti hanno una buona dominanza degli ormoni cosiddetti anabolici, come il testosterone e il progesterone, ma anche hanno una buona produzione di estrogeni. Tendenzialmente le donne sulfuriche, io ne ho viste tante perché mi sono occupato per 15 anni, me ne occupo da 15 anni di terapia oncologica integrata, avendo lavorato peraltro per 16 anni nelle cure palliative, ho visto molte donne sulfuriche sviluppare, per esempio, condizioni di neoplasie mammarie, molto frequenti, perché sono donne estriniche, che però possono andare incontro a un iperestrinismo con decadimento del progesterone, soprattutto per una condizione di stress biologico, che spesso è uno stress sistemico, non solamente collegato agli ormoni, ma può essere collegato a tante modalità, tra cui quelle di cui parlava anche Giorgio prima, inquinamento per esempio da metalli pesanti o soprattutto da interferenti endocrini, per cui capite bene come una strutturazione come quella sulfurica potente, che deve produrre ormoni per vivere, chiaramente possa condizionare soprattutto quella tipologia di ormoni a livello per esempio delle strutture corporee che sono collegate, quella tipologia di tumori che sono collegate appunto a un condizionamento da parte della componente ormonale. Un ormone che dovete tenere in considerazione nel sulfurico è il DEA. Il DEA perché? Perché il sulfurico ha una grossa potenza surrenalica. È una cadenza progressiva dell'attività del DEA che succede intorno ai 35-40 anni e lo facciamo e lo fa questo per invecchiamento biologico, quindi noi lo possiamo frenare. Porta, per esempio, a una attivazione in risposta di altri tipi di ormoni. Ma allo stesso tempo la carenza del DEA giustifica perché dopo i 40-45 anni, in ambito di questa tipologia, spesso il condizionamento dell'iperinsulinismo nella genesi delle patologie metaboliche inizia a diventare dominante. Lo stesso dicasi per il ruolo del cortisolo. Sono soggetti ipersurrenalici, soprattutto ipercorticosurrenalici, quindi hanno una grossa produzione di cortisolo, ma quando il cortisolo viene prodotto costantemente è un cortisolo sano, che attiva il TH1. Quando il cortisolo viene prodotto con grosse accensioni, purtroppo il cortisolo in eccesso, quello vedremo da un grafico, in eccesso di dominanza rispetto agli ormoni antagonisti, perché dovete pensare che i nostri ormoni sono comunque ormoni che lavorano rispetto a quello che può essere praticamente un rapporto duale, cioè un ormone agonista e un ormone antagonista. L'ormone tiroideo e l'ormone paratormone, l'insulina e il glucagone, gli ormoni della midollare del surrene, gli ormoni della corticale del surrene. Anche in ambito delle gonadi, ma anche nell'ambito delle ipofisi, noi abbiamo comunque anche gli estrogeni e il progesterone nella donna. Quindi dovete pensare che se noi abbiamo un'increzione, per esempio l'età nel sulfurico, molto frequente perché il sulfurico ha una grossa dotazione surrenalica, molto potente di cortisolo, il rischio in questa tipologia che si va in eccesso di cortisolemia e questo porta a una problematica metabolica profonda, è molto frequente ritrovarla proprio perché vengono meno tutti quei fattori protettivi e quindi la risposta cortisolica è funzionale a un decadimento soprattutto degli ormoni anabolici, vedi testosterone, vedi progesterone e questo poi sono le basi che preludono, è lo stesso ormone tiroideo che è molto sinergico all'azione per esempio della stessa insulina. Una buona capacità tiroidea permette per esempio all'insulina stessa di funzionare bene e in questi soggetti, soprattutto quando andiamo verso un abbassamento del livello energetico, quando lo stress cronico non viene più retto, purtroppo si può determinare anche qui un ipotiroidismo latente che condiziona anche l'attività della stessa insulina, soprattutto perché in una condizione di tiroidismo latente si attiva l'iperparatiroidismo funzionale, perché c'è una sorta di attivazione della parte parasimpaticotonica e sappiamo bene poi le conseguenze di questo, soprattutto viste in ambito del rapporto, soprattutto con l'acidosi e con l'acidosi tissutale, considerate che stiamo parlando di una costituzione, è una costituzione acidogena, è una costituzione che vive sull'acidosi, al contrario per esempio della costituzione fosforica che vive molto sull'alcalosi. Invece questa costituzione, la sulfurica, è una costituzione acidogena, è una costituzione che deve essere aiutata a non iperattivare il processo di acidosi
Ecco perché quello che diceva prima Giorgio sui meccanismi che aiutano a prevenire i danni da acidosi, noi possiamo intervenire su questa tipologia a più livelli. Riparlando di quello che abbiamo detto anche la scorsa volta, nell'ambito della regolazione ormonale, perché è importante il surrene e perché poi è importante capire la dominanza. Se pensiamo per esempio all'ormone tiroideo, vedete, da un punto di vista morfogenetico e metabolico, gli ormoni tiroidei agiscono su quasi tutti gli apparati e organi. Determina aumento del consumo di ossigeno, quindi avere un buon tiroidismo significa permettere alla cellula di utilizzare energia a partire dalle componenti di grassi, carboidrati e proteine. Il soggetto tiroideo ha calore, sulfurico ha calore, non è un ipertiroideo come può essere il muriatico, come può essere il fosforico, ma ha una buona attività della tiroide che comunque è molto più potente, invece vedremo la prossima volta, sulla tipologia di tipo fosforico. Gli ormoni tiroidei stimolano sviluppo e differenziazione organica e soprattutto a livello ossologico la dominanza dell'ormone tiroideo stimola la crescita del collo in lunghezza, del torace e degli arti, cosa che troveremo molto caratteristica soprattutto nell'ambito delle tipologie fosforiche o muriatiche. Nell'ambito invece della tipologia sulfurica c'è una buona attività, qui viene replicato il sinergismo di azione in questa slide dell'insulina con l'ormone tiroideo. Vedete, questi sono alcuni fattori che ho inserito che interferiscono con l'attività dell'ormone tiroideo. Vedete al primo posto, mercurio e metalli tossici sono importanti antagonisti dell'ormone tiroideo, soprattutto dello iodio. Al di là delle caratteristiche del sistema endocrino tiroideo e paratiroideo, quello che vi volevo far capire invece in ambito surrenalico è che il cortico surrene, di cui il sulfurico è iperdotato, che cosa svolge come funzione? Vedete, esercita un'azione trofica generale con stimolo di processi assimilativi, migliorando il tono muscolare, la struttura della cute e degli annessi. Sintetizzano gli ormoni corticosteroidi, precursori fondamentali degli ormoni sessuali, e stimolano lo sviluppo del tessuto connettivo e degli organi splanchnici, è quello che vi dicevo prima. Il sulfurico ha una buona energia connettivale, ha una buona relazione col suo connettivo. Il connettivo è molto labile nelle costituzioni fosfofloriche, è molto potente nella costituzione sulfurica, è un connettivo in cui c'è molta più stasi nel soggetto, un connettivo diciamo meno infiammante, nel soggetto soprattutto carbonico. E quindi vedete a livello psichico, tendenzialmente una buona energia cortico-surrenalica stimola reattività, adattabilità e aggressività, che sono caratteristiche molto tipiche della costituzione sanguigna sulfurica, che viene accompagnata, vedete, anche da un metabolismo ossigenoide di tipo aerobio anabolico, prevalentemente magro, che però potrebbe diventare grasso se va a invertire soprattutto la curva degli ormoni metabolici, soprattutto in ambito di metabolismi glicemici. Ha il sulfurico una capacità iperossidante, ha una tendenza acido ridotta, lo dicevo la scorsa volta, dovete sempre collegare l'aspetto di acidosi all'aspetto di ossidoriduzione, perché sono meccanismi biochimici interconnessi. E nella costituzione sulfurica noi abbiamo una condizione di acido riduzione, questo fa sì che la capacità antiossidante di molte molecole che sono presenti per caratteristiche morfogenetiche in questa tipologia, praticamente permette a questa tipologia di avere una buona protezione nonostante ci sia un'acidosi. E questo è un grosso vantaggio perché permette di non consumare il livello metabolico essenziale, che è quello dell'ossigeno. E questo è garanzia di un mantenimento del controllo anche metabolico globale. E d'altronde capite bene come l'ossigeno sia fondamentale per fare questo. E se il sulfurico è dotato di apparato cardiovascolare, è definito sanguigno perché? Perché proprio perché utilizza il sangue come veicolo della sua energia. E quindi tendenzialmente comprendete bene come il mantenimento di un adeguato controllo di questo sistema. Quindi, cioè il mio invito, nei soggetti sulfurici è importante andare a correggere l'equilibrio acido-base, ma
ma lo si deve fare attraverso non solo l'integrazione, come ho visto fare per molti anni, di sostanze alcalinizzanti, ma soprattutto attraverso l'introduzione di sostanze che vanno a stimolare il metabolismo endoenergetico e quindi soprattutto il metabolismo ossigenoide, perché altrimenti facciamo fare al sistema un doppio lavoro. È come andare in banca, prendere i soldi dal bancomat e rimetterli in banca. Avete fatto due operazioni inutili. Il mio invito è quello di valutare in costituzioni, quando le avete inquadrate, tenete presente che i sulfurici sono molto frequenti e che comunque il mesoderma e il foglietto intermedio, come tipologie ce ne sono tante e manifestazioni diverse, perché il sulfurico può avere caratteristiche fosforiche, in quel caso si chiama sulfur magro, può avere anche caratteristiche carboniche, in quel caso si chiama sulfur grasso, può avere anche caratteristiche neutre, e si chiama sulfur neutro, così come potrebbe avere caratteristiche fluoriche, con una linearità di tipo fluorico-luetico, e lo troviamo anche in omeopatia, dove praticamente la caratteristica sulfurica si trova in dualismo con l'aspetto fluorico, che invece è al contrario, è proprio l'opposto, è proprio l'assenza dell'ossigeno. Dice Hahnemann, l'ipossia cronica scatenata da una tossina luetica endovasculitica che chiaramente vedremo poi quando parleremo del fluorico, la scelta di una vita vegetativa. Il mantenimento di un aging del sulfurico viene garantito anche lì da un adeguato controllo ormonale, da un adeguato controllo di energia mitocondriale, da un adeguato controllo anche del livello di ossigeno. Così come vedete nell'ambito della regolazione dello stress, il sulfurico ha una buona branca di regolazione per lo stress acuto, perché ha una buona branca midollarica surrenalica, e quindi una buona adrenalina, una buona noradrenalina, ma allo stesso tempo anche una buona energia tiroidea, che quindi mette in atto dei meccanismi, così anche una buona energia glucagonemica. Considerate che il glucagone, insieme alla reazione dallo stress ed adrenalina, si attiva anche il glucagone, perché c'è da andare a prendere un po' di energia perifericamente, e quindi il glucagone è uno di quegli ormoni, che è un ormone prodotto dalle cellule alfa del nostro pancreas, che viene adeguatamente prodotto durante questa fase. E lo stesso dicasi per l'infiammazione. Non siamo di fronte a soggetti che si infiammano fortemente, come possono essere i fosforici e i fluorici, ma il sulfurico subisce un processo infiammatorio che parlava prima Giorgio di un'endotelite, per esempio il processo endotelitico vascolare è a più livelli, perché il sulfurico è un vascolare, quindi la diatesi del sulfurico si esprime soprattutto a livello vascolare, al contrario per esempio della diatesi del fosforico, che si esprime soprattutto a livello neurologico, quindi neuronervoso e neurovegetativo. Nel sulfurico l'infiammazione è proprio l'endotelite che si può esprimere a più livelli, non solo a livello coronarico o a livello per esempio di vasi cerebrali, ma lo potete avere anche a livello di vasi piccoli di vari organi. Ho visto prima fra le nostre collegate oggi una mia grande professoressa, la professoressa Tamburlin, che a suo tempo, quando io negli anni 90 in Puglia veniva a fare le lezioni di estetica, di medicina estetica in ambito delle scuole Guna, io ho frequentato la scuola dal 96 al 98, spiegava molto bene questo concetto, attraverso proprio gli esempi banali che ci dà una patologia frequente, soprattutto femminile, che è quella per esempio della cellulite. Quindi immaginate questi aspetti come sono aspetti, diciamo, fra virgolette, fondamentali nella gestione di un metabolismo, dove noi qui abbiamo un'infiammazione, ma se vogliamo lavorare a più livello, in qualche maniera, andando a lavorare su più livelli, noi possiamo garantire anche un miglioramento di problematiche estetiche. È quello che abbiamo imparato dalle lezioni brillanti della professoressa Tamburlin. Allo stesso tempo, qua leggo una delle domande, che cosa succede in un ipotiroideo compensato con Eudirox. Capiamo mal sopporta le soppressioni morbose. Il sulfurico mal sopporta la soppressione. Il sulfurico va regolato, proprio perché il sulfurico è potente, abbiamo visto che ha una grossa potenza cerebrale e quindi dobbiamo confidare sulla sua attività ipotalamo-ipofisaria, che è ben adeguata. Allo stesso tempo ha una buona regolazione melatoninergica e serotoninergica, allo stesso tempo ha una buona circolazione di ossigeno. Allo stesso tempo, se manteniamo un buon livello di gestione epatica, ma perché dovremmo aver paura di gestire un ipotiroidismo in un sulfurico? O in un soggetto che ha delle caratteristiche sulfuriche. La medicina, purtroppo, io sono medico, lo sapete, come molti di voi, adotta il sistema di protezione
E beh, molte volte io vi garantisco, anche per mia esperienza clinica, io sono 21 anni che pratico in questo ambito, ci sono molti soggetti di questa tipologia che ben rispondono alle soppressioni, mal rispondono alle soppressioni morbose, sono quei soggetti che prendono l'Eutirox e vanno a compensare l'ormone, ma in verità poi si trovano con più problematiche rispetto a prima. E rispetto a quello che vi può dare come indicazione lo stesso S-Drive, il test del bulbo, voi potrete prendere dal test del bulbo una serie di informazioni utili per poter aiutare anche quel sistema a ridurre quella che è la dominanza tiroidea, che considerate, dovete sempre rappresentarla non solo nell'ambito dell'ormonoregolazione sistemica simpatico-parasimpatico-tonica, ma anche rispetto a quelle che sono le fasi dello stress del professor Hans Sely. Scusate che si è bloccato, non ho capito perché, vediamo se lo faccio partire. In ambito di disbiosi, vi dico una mia esperienza, io ho fatto un lavoro dal 2001 al 2010 con i miei pazienti, io sono nella terra di Puglia, è una terra ricca di fuoco, ricca di sole, qui ce ne sono più sulfurici che al nord, io ho avuto la fortuna nella mia vita anche di lavorare molto al nord, uno studio ad Arese da 17 anni, a Udine da 9, per cui tipicamente le tipologie del sud sono più sulfuriche. Ecco, nelle mie terre, soprattutto anche nelle zone dell'Eccese e del Salento, molto frequentemente l'aspetto disbiotico è di tipo parassitario. Questo lo diceva Hahnemann quando parlava della psora. Diceva la psora, che era allora la malattia scabbia, che secondo Hahnemann parlava, definiva scabbiosi, il miasma scabbioso, psora, non miasma, lui si basò sui miasmi, sulle puzze che emanavano le secrezioni di questi pazienti, era collegata al parassita. E qua la spiegazione è semplice. Oggi la vediamo successivamente. Si attiva soprattutto nell'ambito di una gestione della flogosi di questo soggetto. È una flogosi che quando è sbilanciato, cioè quando sta manifestando questa modalità reattiva, tende di più soprattutto verso l'iper-TH2. Verso l'iper-TH2, che è una flogosi che noi abbiamo per esempio nell'allergico, è una flogosi che noi abbiamo nell'artritico, è una flogosi che vedremo abbiamo a più livelli, anche nell'intollerante, però potenzialmente è una flogosi che abbiamo anche in corso di una parassitosi disbiotica, con caratteristiche soprattutto legate alla liberazione di stamina, perché si attiva attraverso il linfocita TH2 una risposta mastocitica con liberazione di stamina. Tendenzialmente molte caratteristiche che potete cogliere in questi pazienti sono collegate appunto all'istaminergia. È un consiglio che vi do quando trovate in un soggetto sulfurico soprattutto la presenza nel microbiota dei parassiti, cercate di comprendere insieme eventualmente ad altri tipi di microbi segnalati dal test del bulbo, l'orientamento è quello di comprendere bene i segni collegati per esempio ai grossi antigeni di tipo alimentare, ma soprattutto anche ai cibi di tipo istaminico. Queste sono caratteristiche legate alla localizzazione metabolica adiposa, vedete, soprattutto nell'addome, un po' meno nei glutei, nel bacino, soprattutto da disinsulinismo. Il sulfur è un turbodiesel, acido ridotto con acidificazione contentivale che tende ad accumulare sodio e calcio. Ebbene, il sodio vi ricorda soprattutto l'ormone cortisolo, il calcio vi ricorda soprattutto lo stato di acidosi. Ci sono un po' di indicazioni che abbiamo messo, perché so che ci sono molte nutrizioniste fra chi ascolta, e ho messo qualcosa sui lavori che ho fatto dell'alimentazione nelle diverse tipologie. Non abbiamo molto tempo per soffermarci, comunque queste ce le avete a disposizione, e comunque io sono a vostra disposizione per gestire anche tendenzialmente poi con voi anche la parte che riguarda alcune perplessità, alcune domande che vi dovessero venire fuori nei prossimi giorni. Posso tranquillamente rispondere anche con una semplice domanda su WhatsApp. Vi dicevo, nell'ambito dell'attivazione TH1-TH2, questo è molto interessante. Il sulfurico, poi parleremo chiaramente delle altre tipologie, tende ad attivare di più il TH2, cioè una buona solidità del TH1. Però con l'età, e l'età non è necessariamente un'età adulta, può essere anche un'età giovanile. Siccome ha questa grossa vis energetica, è una grossa energia soprattutto connettivale, se viene ad essere epigeneticamente invaso da una serie di disinformazioni, si attivano degli assi di risposta che sono
questi collegati soprattutto alla risposta della matrice. Questa è una descrizione della matrice, questo è il connettivo di Pischinger. Questi sono i meccanismi con cui la matrice detossina. È molto importante considerarli, perché sono fisiologici. E l'organismo, per detossinare il mesenchima, ha da un lato un'aumentata escrezione, con implementazione soprattutto delle fisiologiche funzioni escretorie, attraverso la sudorazione, la secrezione di mucose, le urine, la stessa diarrea, può essere considerata una modalità di detossificazione della nostra matrice, ma anche attraverso delle reazioni importanti come infiammazioni o infezioni. Che cosa succede? Vedete, un carico tossico mesenchimo matriciale, voi immaginate già un bambino sulfurico che oggi nasce già con il linguaggio della sua matrice già sottoposto a una serie di stressori di tipo non solo metabolico, ma anche di tipo informazionale, anche di tipo energetico, come ha fatto vedere prima Giorgio Terziani. Immaginate questa modalità che con cui biologicamente un soggetto mesoblastico ha un grosso braccio di risposta di collegamento con l'ipotalamo e con la ghiandola pituitaria. Questa iperattivazione dell'asse HPA porta, vedremo, a un'iperattivazione del braccio TH2 per iperincrezione cronica di cortisolo, con produzione, peraltro, vedremo, anche di istamina, che svolge a sua volta un ruolo importante di regolazione nell'ambito di quelle due fasi, simpatico-tonica, collegata, vedete, a un'acidosi, a una fase SOL del connettivo di tipo catabolico, che è finalizzata soprattutto alla demolizione dei residui tossici, e una fase invece che si definisce GEL, parasimpatica, alcalogica, anabolica, in cui la matrice si resetta strutturalmente. Questo è un quadro molto chiaro di come abbiamo due grossi ormoni, vi ho messi due, ma poi vedremo, c'è un'altra slide dove ne abbiamo altre e faremo anche delle altre considerazioni, però i livelli di DEA e i livelli di cortisolo adeguati riescono a immunomodulare i due bracci del nostro linfocita T helper, che matura in relazione a degli stimoli ambientali. E quali sono questi stimoli? Li vedete qui. Li vedete da questo. Gli stimoli possono essere di diversa natura, ma soprattutto, vedete nella parte alta a sinistra, il TH1 viene ad essere stimolato nello sviluppo da virus, parassiti e batteri intracellulari, funghi, micobatteri. Gli australiani stanno praticamente vaccinando i medici con bacillo di Calmette-Guérin per attivare il sistema TH1, che è il primo sistema di risposta contro il virus del coronavirus. Immaginate, no? E visto che si faceva anche una riflessione sulla casistica, sapete come, per esempio, nella razza, negli extracomunitari abbiamo meno casi, sono tutti la maggior parte vaccinati, ok? Dallo stesso tempo, vedete, allo stesso tempo, quella branca TH1 è una branca importantissima perché la nostra difesa antineoplastica precoce ed è importante per la prevenzione, cioè avere potente quella branca è fondamentale per garantire al nostro sistema di mantenere un adeguato controllo contro le infezioni di quel tipo. A destra in alto avete invece gli stimoli che attivano la branca TH2. Parassiti, batteri extracellulari, soprattutto i protozoi e gli elminti, grossi antigeni extracellulari, pollini, chiaramente, gli allergeni in generale, e i tossici, soprattutto i metalli pesanti. E fra questo, per esempio, nel mio territorio c'è una grossa dominanza del nickel, che è un grosso attivatore del metabolismo TH2 correlato con una flocosi cronica TH2 che crea diversi problemi a più livelli, quasi fosse una intossicazione sistemica. Una matrice sbilancia il TH1-TH2 con una risposta che diventa iper-TH2 correlata, finalizzata chiaramente all'eliminazione chimica biologica, e questo porta, vedete, a un abbassamento della soglia delle manifestazioni allergiche, e vi spiegate perché in tanti soggetti a 50-60 anni ricominciano le manifestazioni allergiche, soprattutto un'aumentata produzione di citochine, in particolar modo vedete dell'interleuchina 6, che può determinare inibizione della trasformazione di linfociti killer non attivati in linfociti killer attivati. Immaginate che disastro.
sbilanciamento, quindi noi praticamente abbiamo una fase di flogosi cronica in iperTH2, per cui quando poi arriva un virus abbiamo già consumato. Uno sbilanciamento immunologico che si traduce in un minor peso della linea TH1, da cui dipende, vedete, l'efficienza della nostra linea di difesa verso virus, parassiti intracellulari, cellule neoplastiche, funghi e cambi. Chiaramente sul furico questa parte qua la svilupperà quando manifesterà soprattutto le patologie, no? Ma quando ha una maggiore solidità, e questo viene garantito, abbiamo visto, da più livelli, può avere un miglior controllo a più livelli. Allo stesso tempo vedremo, quando parleremo la prossima volta del fosforico, che nel fosforico, il cosiddetto tubercolinico, già c'è una debolezza TH1. E quindi immaginate che cosa succede. Che cosa fa questo sbilanciamento? Vedete gli effetti? Le depressioni. Perché l'interleuchina 6 è depressogena. Gli effetti metabolici con infiammazione degli endoteli e sensibilizzazione dei depositi di colesterolo LDL, da cui atero e arteriosclerosi sistemica. Effetti anche a livello delle cellule, come diceva prima Giorgio. Se l'intossicazione mesenchimale non viene risolta, si viene a determinare successivamente una sofferenza delle cellule con danno mitocondriale, impedite a nutrirsi e ad eliminare i prodotti del loro catabolismo. Questa è invece una parte che, e qui vi concludo, di rapporto TH1-TH2. Vedete come gli ormoni bilanciano questi due grossi bracci del nostro sistema immunitario. A destra vedete gli ormoni che favoriscono più l'attivazione TH2. Sappiamo, io sono stato in medicina interna 8 anni, che il cortisone non può essere usato, per esempio, in corso di infezioni virali. Vedete, il cortisolo ad alte dosi attiva il TH2 e indebolisce il TH1. Invece il cortisolo a basse dosi attiva il TH1. E questo è importante, ed è quello che succede per esempio nel carbonico, ma anche nel sulfurico in una fase compensata. Il DEA, il GH, gli estrogeni a basse dosi, la melatonina, sono praticamente strutture solide che soprattutto hanno a che fare, soprattutto se pensiamo al DEA, agli estrogeni, con l'aging femminile. Un buon mantenimento di un adeguato controllo di questi ormoni permette che invece nell'uomo degradano prima per livelli di stress diversi, differenti, ma anche per un condizionamento ambientale, considerando che la donna è progettata per creare e per procreare, soprattutto nella fase ormonale attiva. Considerate che un'attivazione più TH1 forte è tipica del soggetto di sesso femminile, soprattutto nelle costituzioni sulfuriche, e qui vi apro una riflessione su quelle che sono anche le casistiche che stanno arrivando nell'ambito dei morti e dei deceduti per colpa o con o per il coronavirus, dove chiaramente abbiamo una maggiore rappresentazione maschile. La psora, questa iperattività di uno sbilanciamento delle due branche simpatiche e parasimpatiche, porta a queste espressioni moderne: un'iperreattività alimentare o intolleranza alimentare, le allergie, l'eretismo nervoso, l'ansia fino alla sindrome ansiosodepressiva, molte dermatiti, le psoriasi soprattutto diffuse sono psoriche, le sindromi fibromialgiche sono psoriche e sono tubercoline. Nevralgie, le cefalee, i disturbi digestivi, fino a manifestazioni di psora astenica, astenica, come l'ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica, l'obesità androide e il diabete di tipo 2. Nella parte finale, grazie anche ad Antonio Coviello che mi ha prestato questa bellissima slide, andiamo a vedere lo zolfo, componente essenziale delle cellule viventi. Rappresenta il 7° o 8° elemento più abbondante dell'organismo in termini di peso, paragonabile al potassio e leggermente più abbondante rispetto al sodio e al cloro. In un organismo adulto di 70 kg, vedete, troviamo circa 140 grammi di zolfo, concentrati, e capiamo bene di cosa abbiamo parlato, nelle proteine muscolari, in particolar modo in aminoacidi solforati, la metionina di cui ha parlato prima Giorgio, fondamentale, la taurina, fondamentale nelle regolazioni notturne, l'omocisteina, la stessa cisteina, in alcuni coenzimi come il glutatione, l'acido lipoico, come il coenzima, in alcuni ormoni come la stessa insulina,
in alcuni lipidi complessi, come i glicofosfolipidi del tessuto nervoso, in alcune vitamine, come abbiamo visto prima, la tiamina e la biotina, in alcuni polisaccaridi, soprattutto nei glicosaminoglicani, come l'etanolchondroitina solfato, dell'artilacine. Qui, da omeopata, ho messo qualche cenno sulle caratteristiche del sulfur in omeopatia e delle progressioni patologiche nel normotipo, nel brachitipo, cioè sulfur grasso, e nell'ogitipo, sulfur magro. Queste sono i collegamenti della costituzione sulfurica. Chi di voi si occupa di medicina cinese e di organi associati, nonché di iridologia e psicosomatica, qui avete alcuni aspetti che possono essere interessanti. Queste sono classificazioni che mettono insieme gli organi viscerali accoppiati, le costituzioni omeopatiche prevalenti, gli oligoelementi, per chi conosce le diatesi di Menetrev, la costituzione iridologica e i colori prevalentemente dell'iride. Per quanto riguarda gli aspetti invece tipologici, soprattutto diatesici, le forze energetiche fisiologiche e fisiopatologiche rilevano nel sulfurico soprattutto l'espressione dei primi due livelli, che in medicina cinese si chiamano Tai Yang e Chao Yang, che sono collegati al livello psoricostenico, del completamente dell'olocubilare interno a livello ideologico completamente ipertrofico, dell'aspetto morfologico concentrato, con dati del volto, in cui il volto ampio, con recettori piccoli, cioè bocca, occhi e naso, fino allo psorico astenico, lo Chao Yang, che è un ritratto laterale, con l'olocubilare interno, per chi di voi si occupa di iridologia parzialmente ipertrofico, con il volto ristretto lateralmente, con fronte, naso, orecchio, mento proiettati in avanti. Vi ho messo dei collegamenti, visto che Giorgio parlava prima di energia, dello yin e dello yang, che sono solidi soprattutto nella costituzione sulfurica, che ha un buon yang e un buon yin. Questi sono i sei livelli energetici della medicina cinese che vengono sfruttati da ogni individuo. Noi abbiamo nell'ambito della psora soprattutto la manifestazione ai primi due livelli, a livello del Tai Yang e del Chao Yang, con gli organi associati che sono l'intestino tenue, la vescica e il triplice riscaldatore e la vescica biliare. Questa invece è una tavola, penso la dottoressa Tambolin la riconosce, anche Antonio Coviello, è la tavola praticamente della omotossicologia. Considerate che soprattutto nella fase psorica abbiamo l'attivazione delle fasi di escrezione e di infiammazione, molto tipiche in questi soggetti, e anche poi una fase più avanzata di deposito, soprattutto della fase matriciale, che caratterizza la patologia più avanzata dello psorico e che chiaramente ci porta a consolidare ancora più il concetto che se riusciamo a lavorare in un campo preventivo, noi riusciamo a portare molto meno persone verso la fase cellulare, dove ci sono le malattie che hanno maggior peso, non solo per la salute, ma anche come costo sociale. Io qui ho finito la mia relazione, vi lascio con un'immagine simpatica, anche questa giratami da Antonio Covelli, non far arrabbiare un sulfurico, perché come vedete le conseguenze possono essere molto calorose. Grazie per l'ascolto.